Ciao amore, ascolta, ho bisogno un attimo di una cortesia. Più tardi, appena finisci di far colazione, dovrei uscire un attimino perché stasera abbiamo gente a cena e voi bimbi volevo fare la pizza. E non ho lievito! E senza lievito la pizza non la posso fare. E quindi amore, ti va di uscire con me un attimino dopo? Dobbiamo anche riuscire a svegliare Vanessa, però, a meno che... Vediamo. Va bene, dobbiamo solo prendere il lievito e torniamo subito a casa, ok? Amore, buone notizie, ho trovato il lievito, quindi possiamo stare a casa, eh? Così, sai dove andiamo oggi? Al compleanno! Più tardi si va tutti al compleanno, poi si torna a casa e stasera abbiamo bimbi a casa con cui giocare. Amore, oh, attenta, ti aiuto io, dai, stai prendendo i compiti. Tu mi devi fare un favore, Ani. Mi devi andare a svegliare Vanessa perché non la porto al compleanno oggi, eh? Hai capito? Così ti metti un paio di calze, ok? Ciao, ben sveglia, sono le 11. Però è sabato, te lo concedo. Senti, oggi dove andiamo? A due attività. A fare cosa? A mangiare un panino? Compleanno. Al compleanno di Teresa. Abbiamo verificato i compiti da fare perché poi domani siamo alla caccia alle uova e abbiamo riscontrato che abbiamo pochissimo! E perché abbiamo pochissimo? Perché mercoledì sarà l'ultimo giorno di scuola che poi ci sono le vacanze pasquali. Ragazze, domani andiamo alla caccia alle uova. Non te lo ricordavi? Domani andiamo a giocare. Ragazze, ma chi arriva mercoledì? Babbo Natale, brava, amore, arriva Babbo Natale mercoledì. Sì, finalmente arrivano Isabella e Aria, le nostre cuginette londinesi. Abbiamo fatto una sorpresa. Sì. Loro arrivano alle 11 di notte e noi ci trufoliamo in casa della nonna perché loro vanno lì a dormire. Sì. E quando loro arrivano, vanno in Noi cameretta ci nascondiamo da qualche panto dentro qualche e poi armadio. andiamo a casa a dormire. Sì, esatto, però brava però Vanessa. Mangia, amore, mangia, non ti preoccupare. Vediamo, ma tu quella sera lì hai il lavaggio dei piedi alle 9, perché in prossimità e chi della la comunione ci finisce? sono alcuni eventi da E chi fare. la finisce? Non ne ho la più pallida idea, poi chiediamo, E eh? quanti giorni Tanto è? mercoledì vai a catechismo tu. Domani si vanno a Sì! Vediamo se sarai brava a vincere oppure no. Seguo tutti i bambini, lo so. No, i bambini non lo sanno perché le uova sono nascoste. Ma è un gioco, sto scherzando. Va bene, adesso finiamo la colazione. Tu stai già facendo i compiti, bravissima, amore. E invece domani. Beh, oggi è un altro bel giorno, dai, siamo al compleanno, poi abbiamo amici stasera. Niente, quindi finiamo. Sabato, domenica e Domani è domenica, sì. Va bene, Vane, poi anche tu finisci qualche compitino, anzi, inizi. Quei pochi compiti che hai, me lo prometti? Perché poi domani siamo. Sì, hai solo quello, tesoro. Felice? Io sì, tanto. Lo fai, vero, amore? Così non abbiamo più pensieri. Perché domani siamo in giro e non sappiamo neanche a che ora torniamo. Torneremo tardi. perché non mi Finisce alle 6:30 la caccia alle uova. Prima che torniamo a casa sono le 8:30. Così va Nanna. Va bene? Che bello, io sono felice che arrivano a Isabella. Non vedo l'ora di vedere le mie nipotine. Anche mia sorella, mio compagno. uovo? Quale uovo, amore? Isabella? C'è l'uovo, Isabella, non ti preoccupare. Ma le uova sono arrivate da poco. Ah, Sì, sono arrivate. ragazzi, una cosa voglio dire. Sapete che io sono felicissima perché ce lo vedo l'ora che sia domani, giorno, proprio domenica. Perché c'è chissà dove saranno È lunedì? c'è un Perché? albero con un c'è magari c'è un albero con un ma sono quelle grandi o quelle No, piccole? penso quelle E io piccoline. infatti magari c'è un albero, vedete, e qua c'è un buco e dentro c'è l'uovo, io lo prendo Eh sì, e lo metti nel e cestino. stavo dicendo che lunedì io e la mia classe facciamo il È saggio vero, di amore. È musica. vero. E la mamma ti viene a vedere e tu martedì ce l'hai. Sei caduta? va bene. Quante emozioni questa settimana. Cosa? Sì. Esatto. Oggi, dopo il Burger King, la mia compagna, Sì? che è Giada, che viene con lei al Burger King, Sì? è a casa mia. Allora, cosa stai facendo? Stai facendo delle operazioni, le addizioni con i regoli, giusto? L'hai trovato? Sì.
Allora, avevamo perso il gatto, c'era la porta aperta di casa, il gatto non si trovava, Vanessa era in ansia come non mai. Senti, Vane, siete pronte? Sì. Io adesso mi vesto, che ho fatto la doccia, andiamo. Andiamo subito, però. Sì, andiamo subito. Ti sei spaventata? Ma dov'era alla fine? Fuori? Non lo so, sono andata giù e ho detto, non sai dove era il gatto, e ha detto che era sulla finestra. Ah, ok. Ma perché c'era la porta aperta? L'ha lasciata Anastasia? Non ho capito. Andiamo, dai. Stiamo andando al Burger King e io sono felicissima. E scrivete nei commenti se anche voi siete felici quando andate in una festa. A dopo. Ciao. Appetito. Ani, hai caldo? Vuoi venire all'ombra vicino alla mamma? Oggi fa caldo e ti sei messa il maglione. Bevi, Ani, Hai caldo, io te l'avevo detto. Ma sono arrivate le torte, ma che belle. Tere, due torte. Ce la fai a spegnere tutto? Vediamo se questa bimba riesce a soffiare tutte queste candeline. Io non ci credo, però. Vai. Sì? Sì. Sì. E anche le altre. Brava. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Teresa. Questa è da parte di? Nostro? Giada e Vanessa. Apri per Teresa auguri. Buon vedere auguri Teresa di voi, un mondo di bene da Giada e Vanessa, grazie. Mamma, ma noi abbiamo un'altra! Ce l'ho a gusto fragola. Ma da parte di chi è di là? Ma che bello! Ma che bello, aspetta. Ma è bellissima! Grazie! Ok. Sappiamo che a te le penne non piacciono. Ma che bello! Ma è finato! Sì! Le maschere! Così ti va via il brufoletto. Forse te ne viene qualcun altro. Shooting! Ma che shooting! Grazie! Oh, basta! Ok, bimbe, vi siete cambiate? Siamo tornate dalla festa. Vi siete cambiate perché? Eravate sporche, vi siete sporcate. Adesso però non vi sporcate anche qua. Ascoltatemi, vi siete divertite al compleanno di Teresa? È stato bello? Quanti bei regalini che ha ricevuto, vero? Poi tanti burraca calce. Sì, praticamente siamo andati tutti nello stesso posto e ha ricevuto qualcosina di doppio anche. Però vabbè, voi femminucce tutti quei regali fanno piacere. Fammi vedere. Oddio, Anastasia, stai attenta. Hai fatto ballare la ringhiera lì? Oh, perfetto! Come fai? Così che si fa? Quello che sgonfia. Così che sono sgonfie. Vabbè, sentite, dai. Venite dentro adesso, dai, che sennò vi ammalate, che c'è un'arietta. Dai, venite a darmi una mano a preparare, che tra un po' arriva gente, su. Dai, bimbe, venite su adesso, dai. Fa freddo. Ani, ti sei tolta anche il giubbotto, ma sei matta? Dai. Veloci, che mi dovete dare una mano. Dai, Ani. Muoviti, Ani. Dai. Ma Vanessa, ma ce la fate? No. Capito? Non riuscite a stare in piedi voi due? Fammi vedere. Dai, ma Vanessa, ma dai, ma è possibile che vi fate sempre male? Ani, vammi a prendere un pezzo di carta. Madonna, ragazze, ma non riusciamo a fare una giornata senza un... Oddio, dai, stai attenta che ti sporchi tutto, mamma. Che poi qua oltretutto avevi già la botta, ti eri già fatta male. Vane, mamma mia. Ti fa male, dai un secondo, adesso ti porta la... Dai, Ani! Ani, vieni, dai. Già arrivo! Piano. Oh, dai, si infetta. Andiamo dentro. Ce la fai a camminare, Ani, dagli una mano. Che stress, ragazzi. Niente, Vanessa, tu sei destinata che non puoi uscire. Coi pattini ti sei spaccata una gamba. Piano. Mettili la disinfettante.
No, Madonna, che botta che hai! No, secondo me quello lì ce l'avevi già, eri già caduta, ti sei tagliata sul taglio. Non lo so, mamma. No, no, lì non, non ce l'avevi. Gasper, ma si fa sempre male. Guarda, amore, che ti ho dato il bacino, che carino. Ma dai, dai ragazzi, sta arrivando gente, ma io non posso stare tutto sto tempo. Dai, salutiamo i nostri cucciolini, Vane, adesso ti cerco un cerotto e te lo cucciolini metto. Cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like, un bel like a questo video. Grazie Gaspar, grazie della tua partecipazione. Ciao. Ani, vai a cercare un cerotto. Ok.